Proviamola. Ciao a tutti ragazzi, dopo un pochettino di tempo che mancava, ritorna la rubrica Discuss Gadgets. Quello che c'è all'interno di questa scatoletta nera è un gadget molto interessante, soprattutto perché è, diciamo così, ecosostenibile. Qui dentro, infatti, c'è una capsula per le macchinette Nespresso riutilizzabile. Apriamo la scatoletta, come al solito le istruzioni le lasciamo qua. C'è questo misurino, una guarnizione, altra guarnizione perché dovrebbero essere due, e questo che servirà poi per schiacciare il caffè, per pressare il caffè, e le capsule. Ecco qua. Sono di acciaio inox, riutilizzabile, lavabile e chiaramente atossico, quindi acciaio inox alimentare. Come vedete, sono esattamente identiche ad una capsula Nespresso. La figata di questa capsula che cos'è? Chiaramente che è riutilizzabile. Infatti, per quanto Nespresso e tutte le altre compagnie che diciamo vendono capsule si impegnino anche a fare in modo che le capsule di alluminio possano essere riciclate, poi però il compito spetta a noi, e io lo vedo anche per esempio in ufficio: vengono buttate nell'immondizia dove succede di tutto tranne che essere riciclate. Quindi questa è un'ottima soluzione per evitare appunto di sprecare così tante materie prime, nello specifico appunto l'alluminio delle capsule. Una scelta economica ma anche ecosostenibile. Infatti, utilizzando questa capsula andremo anche a pagare meno il caffè, perché lo potremo prendere chiaramente sfuso del tipo di caffè che vogliamo. Andiamo a provarla in cucina. Questo video è sponsorizzato da Ekka. Ekka.com è un sito web dal quale potete comprare direttamente dalla Cina gadget ed oggetti tecnologici come stampanti 3D, droni, monopattini elettrici a prezzi davvero convenienti. Personalmente mi sono fatto arrivare questo massaggiatore per il collo, lo trovate insieme ad altri 1000 prodotti nella sezione Health and Beauty, e un proiettore che mi ha permesso di trasformare il salotto in un cinema privato. Sul sito ci sono sempre un sacco di sconti. Scegli la categoria che ti interessa e sbircia per vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Trovi il link del sito in descrizione. Ne approfitto per provare il caffè della torrefazione Fantino, che è una ditta che era sponsor del TED a Cuneo, TED al quale ho partecipato. Grazie Torrefazione Fantino, proveremo il vostro caffè appunto con questa capsula usa, no, non usa e getta, esattamente il contrario, capsula riutilizzabile. Apriamo la capsula, andiamo ad inserire il caffè, andiamo a pigiare con questo attrezzo. A questo punto chiudiamo, tac, ecco qui, e andiamo ad inserirla in una qualsiasi macchinetta Nespresso. Proviamola. Molto figo. E vediamo cosa succede. Apriamo ed esattamente come una capsula normale abbiamo questa, che chiaramente adesso andremo a pulire. Adesso è un po' calda, mi sto scottando le dita, ma fa niente. Aspettiamo che si raffreddi. E una volta che si è raffreddata, andiamo chiaramente a togliere il caffè e a pulire. E la capsula è come nuova. Sono molto contento di questo gadget perché, oltre a essere molto utile, appunto ci permette di evitare di consumare e sprecare veramente tantissime cialde che tutti i giorni vengono buttate davvero per niente. Tra l'altro, all'interno della confezione, vi lascio il link in descrizione di questo oggetto, lo trovate su Amazon chiaramente. Ci sono due cialde, quindi per esempio per me è comodissimo perché quando bevo il caffè con la mia fidanzata abbiamo due cialde, tac, ci mettiamo un secondo, veramente comodissime, e il caffè chiaramente è buono perché se mettiamo dentro del buon caffè verrà un caffè buono. Tra l'altro, in questo modo non andiamo a sprecare nemmeno il caffè usato. Questo caffè lo possiamo utilizzare nel periodo estivo per scacciare mosche, insetti e zanzare. Anche di questo video che avevo fatto con il caffè usato,
ve lo lascio in descrizione perché è davvero un ottimo modo per riutilizzare quello che di fatto altrimenti sarebbe uno scarto. Lo potete usare anche per fertilizzare le piante, insomma ci sono un sacco di utilizzi, vi lascio di questo video il link in descrizione. Ragazzi, spero che questo gadget vi sia piaciuto, sicuramente piacerà all'ambiente, fatemi sapere nei commenti se siete a conoscenza di altri gadget di questo tipo, gadget che oltre a essere utili vanno anche bene per l'ambiente. Noi ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene.